arte ci affascinava perché fu davvero la sua idea quella di fissare le ricette di questo territorio, le memorie legate al cibo, e il libro di Papalza ha raggiunto quel messaggio e quel progetto che noi volevamo innescare, perché lo spunto di questo libro ha diversi aspetti importanti. Il cibo è importante perché io trasformo un prodotto che viene dalla terra, madre terra, che ci regala, ci dà intorno la materia prima, e la filosofia di Fufuti, il Morrison, incontro anche un nutrizionista, è quello di coltivare in un contesto pulito un prodotto di buona qualità e in modo etico pagato al giusto prezzo. Questo è come riconoscere al contadino, alle piccole aziende agricole, la capacità di poter coniugare il ciclo della produzione con la trasformazione, con il cibo che poi arriva sulle nostre tavole, arriva nelle scuole. Noi siamo una terra di mezzo, ricordando la ritorno. Infine a terra di mezzo ci sono i corridoi della transumanza, c'è stata contaminazione, c'è stato un rapporto osmotico tra il pastore, il piantante e lo stanziale che riceveva, c'era lo scambio in natura, in prodotti, in scambio culturale. E poi c'era la difesa, della biodiversità, che è uno dei valori aggiunti in questa terra, che ha una tipicità unica, un tesoro immenso. Noi dicevamo, quando si parlava di trivelle, c'era l'oro nero e c'è l'oro vero. L'oro vero è quello che sono i nostri prodotti, è quello che la nostra terra ci dà. E questa terra, questo territorio, coniuga in sé tutti gli aspetti della peculiarità di questa grande forza che ha. Noi abbiamo lavorato su tre grossi presidi, che è quello del broccolo di Paternopoli, della pecora della Ticauda che nasce sulla valle del Viscano tra il Beneventano e il Pigna. E poi c'era l'ultimo progetto, quello della Pecora Lucca. Trovo nelle ricette anche di Mafalda, quella dei fiori di aglio, cioè del patè. C'è un laboratorio interessante, e lì è come io posso creare ricchezza da queste memorie, perché queste sono le memorie dei nostri nonni. Io un po' sono emozionato perché il professore Bianco ha innescato in me quelle stesse sensazioni quando sono giro mia madre di brutta, pure se io vivo la diamo, ma ho nel mio DNA la parte più importante del patrimonio che porto sulla ciambottella. Paradosso strano, sta poi già pranzo, ma già la ciambottella.